Arturo. E allora la parola al professor Roberto Pardovesi, ordinario di diritto comparato e diritto privato alla Luiss di Roma, peraltro uno dei suoi primi lavori sulla 675, insomma è proprio il suo, insomma. Sono non di meno un infiltrato, lo devo confessare all'inizio. Sono un infiltrato perché per l'appunto studiavo questi temi allora e mi sono tenuto per quanto possibile su un livello di ragionevole aggiornamento riflettendo su questo straordinariamente complesso regolamento che ovviamente paragonato alla relativa agilità della direttiva di partenza rappresenta veramente un mondo completamente diverso. Mi sono trovato ovviamente in imbarazzo, in difficoltà per cercare di capire come si sarebbe adeguato il sistema italiano, che tipo di traiettoria si sarebbe seguita. A questo punto, grazie alla gentilezza degli amici, sono stato in qualche modo, aggiornato e ho avuto quindi la possibilità di leggere in maniera affrettata la prima stesura quindi del decreto, il progetto di decreto. Poi mi sono ritrovato abbastanza sorpreso rispetto alla evoluzione che ne veniva fuori e mi sono precipitato qui con l'ansia di saperne di più e sono qui semplicemente per apprendere in buona sostanza, perché la mia capacità di rimontare questo complesso puzzle è francamente estremamente limitata. Anzi, mi sarei aspettato di trovarmi alle prese con toni più o meno millenaristici, pentitevi perché il 25 maggio è vicino, oppure toni enfatici, la maniera di Also Sprach Zarathustra, attenzione signori che ci siamo, qualcosa del genere, e invece mi sono trovato alle prese con riflessioni estremamente pacate, per di più con la possibilità di scivolamenti ulteriori, per cui un regolamento che è effettivo da 2 anni, che però sarà applicabile il 25 e che però in realtà, conti fatti, diventerà davvero operativo semplicemente nel momento in cui riusciremo a mettere mano a questo decreto che lo renderà sostanzialmente operativo. Il bilancio, anche perché mi è sembrato di sentire, come dire, non soltanto una partecipazione che non mi sorprende affatto, ma anche una, come dire, lucidità di tecnica, di vivisezione del dato normativo, delle possibilità veramente rimarchevole, che mi ha molto colpito. E questo mi rassicura da un certo punto di vista in epoca di sostanziale paranoia da Big Data da un lato e di frustrazione da Cambridge Analytica, evidentemente tutto questo dovrebbe risultare rassicurante. Io però vi devo confessare di non riuscire a essere veramente empatico rispetto a questa traiettoria. Per me è una situazione di estrema difficoltà. Se dovessi darvi un punto di riferimento, lo farei riferendomi ad una dottrina olandese. Faccio il comparatista e mi capita così di andare a spiluccare qua e là. La dottrina olandese normalmente è una delle dottrine più piatte e più inquadrate, molto serie per la verità, Borghesius per fare un esempio, ma ci sono anche delle voci sorprendenti, inattese. Quella di Cobbs, per esempio, che ha saccheggiato il titolo di un film che io ricordo, ma voi no, non potete ricordare, ma qui sono ovviamente il decano, The Trouble with Harry, che era un film di Hitchcock molto bello. Il problema è che Harry era morto e i protagonisti del film non sapevano esattamente cosa fare di ciò che restava di Harry. Quello era The Trouble with Harry. The Cops, scritto nel 2014, quando era già in gestazione quello che sarebbe diventato il regolamento, ha scritto praticamente questa pièce in cui, che intitola per l'appunto The Trouble with the European Data Protection. E ci sono molte cose scritte in questo articolo singolarmente centrico rispetto alla deriva tipica della dottrina olandese e non ve le starò a raccontare, alcune sono molto importanti perché praticamente chiamano in causa la fragilità di uno dei punti di forza dell'intero sviluppo del progetto di regolamento di allora, e cioè il consenso, che è di una tale irrilevanza, cioè noi privatisti da una vita ci siamo rassegnati al fatto che il consenso è insignificante, quante volte lo richiediamo a livello di condizione generale di contratto, e riesce estremamente difficile
immaginare che il consenso all'improvviso diventi centrale ed autenticamente protettivo, quando lo trasferiamo su una situazione che per certi versi in epoca di Facebook e via dicendo è di forte stimoli a esporsi piuttosto che a negarsi, per certi versi almeno, ecco, il consenso riesca, diventa più importante, tutto sommato, la revoca del consenso, la sua relativa instabilità. Però non è di questo che io voglio parlare, perché uno dei profili del discorso di Coops è esattamente quello di denunciare la, come dire, ingestibilità del regolamento. Del regolamento, il regolamento è già 150.000 caratteri, il triplo di quello di tutto quello che contiene insieme la direttiva, un poco meno di 100 articoli, un'estrema complessità, qualcosa, dice Coops, che non può essere ovviamente negato perché le black letter sono libere, ma che trasforma il diritto in una sorta di, il diritto della protezione dei dati in una sorta di zombie, qualcosa del genere, c'è qualcosa che sta lì e che lancia praticamente un monito particolarmente inquietante, nel senso che gli operatori sono messi nella logica di trovare un qualche tipo di aggiustamento che consenta loro di sopravvivere, un qualche cosa che potremmo declinare nei termini italiani nostrani di "io speriamo che me la cavo", qualcosa del genere. E trovare, ecco, sotto questo profilo evidentemente poi si giustifica il profluvio di Vadebè con commentari, trattati, linee guida, qualsiasi cosa serva per riuscire a sopravvivere in un mondo che adesso rischia l'ipertrofia, rischia la ridondanza, rischia la sovrapposizione delle oltranze, presumibilmente veri e propri problemi di conflitti interni, perché lasciatemi dire, ecco, Coops ha ragione a dire che era troppo complesso il regolamento, ma se noi ci ritroviamo di fronte ad un regolamento complesso, ad un codice della privacy che è stato emasculato, nel senso che è stato sventrato all'interno, e ci ritroviamo alle prese con un articolo 2 sexes deces, qualcosa del genere, ecco, ci pensate, è tenuto insieme in qualche modo con un'operazione di fronte al quale i tentativi esagonali di difendere il Col Napoleon con operazioni di chirurgia estetica, di ricostruzione vadi e via dicendo, sono veramente cose banali. Qui ci ritroviamo di fronte ad una, appunto, ad una enorme livello di complessità rispetto al quale devo dire che il cittadino è completamente fuori dal mondo. Qui abbiamo tripolare, tripartito, quel che sia, ma chi leggerà queste norme? Chi riuscirà realmente a partecipare dello spirito di queste norme? Io lo trovo, c'è una ridondanza così esasperata che insomma pone un problema. È davvero così difficile immaginare un tentativo di semplificazione che invece era perseguito in qualche modo, sempre rispetto a una disciplina complessa, ma si è fatta la scelta di rendere il tutto ancora più complesso e, grazie al cielo, di incentivare la editoria giuridica italiana con una produzione illimitata, perché avremo bisogno di tutto, dal vademecum, il nuovo vademecum, al nuovo trattato in molti, molti volumi, perché qui la cosa si fa davvero complessa. Io mi limito a fare un'osservazione finale, che è però è espressione di questa, di una mancanza di empatia che mi va più nel profondo. Gli effetti di tutto questo, in qualche modo, si traducono in una formula che per conto mio rimonta ad un'etichetta tipo furore da privacy. Cioè, io ho scritto, ogni tanto lo ricordo a me stesso, la prima cosa che ho scritto, e sono passati tanti anni, ma tanti, autentica epoca giurassica, il mio primo scritto era sulla privacy. Mi capitava di scriverlo più o meno in contemporanea con Stefano Rodotà, e quindi l'ultimo paragrafo del mio primo lavoro era dedicato all'informational privacy ed era più o meno il tempo in cui Stefano scriveva il suo libro sullo stesso tema, e siamo proprio molto là nel tempo e in una prospettiva molto particolare, perché parlavamo di una privacy che in Italia non era neanche, come dire, riconosciuta, sarebbe venuta dopo.
sarebbe la sentenza Soraya, è una sentenza del 75, con cui praticamente entriamo nella dimensione tradizionale. Ora, da quel momento alla 675, la prima legge che conteneva la legge che la modificava, la 676, al codice, eccetera, il mondo è radicalmente cambiato e adesso siamo arrivati ad una situazione dove vige un autentico furore d'attacco. Vi faccio un esempio, e non è che noi siamo necessariamente, ve ne faccio due magari, ma rapido. Non è che non siamo necessariamente sotto questo profilo i più estremisti, perché se andiamo in Francia, per esempio, prendiamo la Cassazione francese del 21 marzo 2018, è una sentenza dedicata a un tale Andrea e a una tale Tatiana, perché le sentenze della Cassazione francese sono ormai totalmente anonimizzate. Andiamo cioè alla République numérique, e avremo quindi più o meno nel 2025 tutta la produzione giuridica francese disponibile gratuitamente online, dicendo, ma tutta rigorosamente anonimizzata. Ed è interessante perché qui praticamente il nostro Andrea, la nostra Tatiana, posso dire come si chiamano veramente, Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo, e siamo quindi nel Granducato di Monaco, ed è la famosa ereditiera che il giovane Rampollo, che secondo nella linea di successione, bla bla bla, al Granducato quant'altro serve. Ecco, si sono sposati nel primo di febbraio del 2014 a Gastad e hanno riconosciuto il figlio che già avevano, si chiama Alessandro Sasha, alias Sasha, e Parimatch ha pubblicato ovviamente la notizia e qualche foto eccetera. I nostri hanno proposto azione e si sono visti riconoscere dalla Corte d'Appello di Versailles un risarcimento del danno di 7.500 euro a testa e di un euro per il figlio, no? E la Corte di Cassazione, che non li cita, che anonimizza, ovviamente ponendosi però il problema, ma questi signori però sono praticamente in linea di successione reale. Altro, mettiamola così, forse quindi ci può essere un interesse pubblico a che questa cosa sia riconosciuta, per cui la Corte di Cassazione rimanda alla Corte d'Appello perché i motivi su questo punto e sotto questo profilo sospende l'irrogazione della sanzione. Più o meno nello stesso turno di tempo, il 20 di marzo, cioè un giorno prima, la nostra Cassazione si pronuncia nel caso Venditti, che forse voi tutti conoscete. Ed è una sentenza, ecco, ce l'ho qui, è notata da un tal Roberto Pardolisi con Simone Bonavita, ma faccio finta che niente, ed è una sentenza in cui un valoroso giudice, vari tutti, praticamente prende e fa, vi dà il senso delle cose, prende praticamente il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio che abbiamo conosciuto in una connotazione storica, in un'evoluzione giurisprudenziale italiana. Nel 1998 la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sul diritto all'oblio, ricorda che esiste. E di lì abbiamo praticamente, e non vi sto a dire di che cosa si tratta, certo che è cambiato molto quando il diritto all'oblio è diventato tecnologico, delisting nelle mani della Corte di Giustizia, che nella sentenza Google Spain Corregia inventa praticamente questa, la possibilità di disarticolare il riferimento del nome, del patronimico alla query e quindi di impedire che si risalga per questa via. E questo è il diritto all'oblio nella dimensione euro-unitaria. E adesso abbiamo un diritto all'oblio che si chiama cancellazione e poi in parentesi oblio, che deriva dall'articolo 17 del regolamento e che sembra a questo punto esprime a sua volta una valenza nuova. Allora, va di tutti, io vorrei entrare nel merito, ma l'ho fatto in altri luoghi e quindi non mi perderò e non vi farò perdere tempo, e finisco col dire, va di tutti, tutto questo ricompone in un quadro. Ed ecco allora in un quadro, questa sentenza è la 6.919, se non vado errato, sì, del 20 di marzo, lo ricompone tutto in un quadro armonico e complessivo che suona, e qui una sorta, non è un decalogo, ma qualcosa del genere, in cui leggo, vi ricordate il decalogo del giornalista? Il decalogo del giornalista, la celebre sentenza della Cassazione nel 1984, che spiegava, cioè vi era una massima dell'ufficio del massimario che spiegava
che l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, della libertà di stampa era legittimo in quanto ricorressero i requisiti dell'interesse pubblico, della verità quantomeno putativa, della continenza e del famoso decalogo del giornalista. Ovviamente scritto così, fosse stato in Italia operativo il New York Times, sarebbe successa la rivoluzione, perché questo voleva dire che la libertà di stampa era condizionata, cioè poteva essere esplicata soltanto in quanto ricorressero con le condizioni, soltanto che era una massima sbagliata dell'ufficio del massimario, perché la massima corretta, guarda caso pubblicata dal Foro Italiano e fatta da me, ricordava che nonostante la notizia fosse suscettibile di integrare l'illecito di diffamazione, non di meno si trattava di attività lecite in quanto ricorressero quei requisiti. Ora, abbiamo fatto molta difficoltà per l'appunto a rimettere insieme le cose e abbiamo in qualche modo il supporto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Fuchsman, no? E dove non ve lo posso raccontare, ma è bellissima, una cosa molto interessante. Fuchsman, anche quello non si può nominare veramente, però è una cosa particolarmente interessante. E Fuchsman è un signore ucraino che fra le tante cose è uno dei pochi possessori di una moneta, la Marble Life, una moneta d'oro del peso di 100 kg, stampata in 6 esemplari, uno dei quali è della regina d'Inghilterra, perché la regina d'Inghilterra è coniata dalla zecca canadese, meravigliosa. Lui ha messa praticamente la data in deposito permanente al Bode Museum, nell'isola dei musei a Berlino, da dove l'hanno rubata il 28 marzo scorso, una cosa straordinaria. È una moneta di 52 centimetri, fra le tante cose del Fuchsman però, e che era praticamente accusato dall'Interpol da una parte, dall'FBI dall'altra, di essere in combutta con la mafia russa. Ed era in questo coinvolto nella elezione del sindaco di New York, quindi apre di cielo il New York Times. Ovviamente Fuchsman è stato citato in Europa, davanti alle corti tedesche, non puoi farlo negli Stati Uniti dove c'è un First Amendment difeso con molta forza. E ci siamo ritrovati quindi a questo punto con le corti tedesche che hanno rimesso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha risposto: no, questo è un fatto di interesse pubblico, e ovviamente la Corte Europea è allineata quindi nel conflitto fra interessi così contrapposti. Ora arriviamo al punto: che cosa fa la nostra Cassazione? E qui finisco. Il diritto fondamentale all'oblio, attenzione, siamo ritornati al decalogo del giornalista nella versione del 2018. Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione a favore del liberamente fondamentale diritto di cronaca solo in presenza di specifici determinati presupposti. Vi faccio grazia della lettura dei presupposti che rendono agibile ancora la libertà di manifestazione del pensiero in Italia, secondo il credo della Cassazione. Se questa è se questo è il risultato finale di questo problema della privacy, mi sembra di poter dire che il problema vada oltre la connotazione della io speriamo che me la cavo, perché è un problema molto serio. Grazie per l'attenzione.